150 detenuti nelle carceri penali dello Stato dell'Oklahoma, scelti fra quelli di migliore condotta, hanno beneficiato di una libertà provvisoria sulla parola per trascorrere le feste di fine d'anno in famiglia, con l'augurio che il nuovo anno possa segnare per loro l'inizio di una nuova vita di redenzione. Now goodbye, oh sweetheart and pal.